Ciao ragazzi, video più velocissimo di sempre perché sì, ci dobbiamo sbrigare. Alice è qui nel lettone, ma tra poco arriverà il papà che la caccerà perché si dovrà riprendere il suo posto. Io ero qui tra l'altro che lavoravo, però Alice mi ha detto che è uscita una cosa su Talk Award, vero? Sì. Cosa è uscito? Un nuovo scenario. Un nuovo scenario, noi già ci siamo persi quello di Halloween, o meglio, l'ho preso, però non ci abbiamo fatto il video, non abbiamo avuto il tempo, e nel frattempo ne è uscito uno nuovo, guardate! Ma come facciamo? Lo guardiamo, lo prendiamo? Sì, pure insieme a Bia. C'è Bia qui, sotto alla mia scrivania da letto, e che carina. Dai, 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 vediamo che cos'è, dai, veloce, veloce, prima che arriva papà! Poi ti manda via. Mando via. Fammi vedere. Ma cos'è? Stazione centrale. Centrale. No, non guardiamo. Lo prendiamo? Sì. Vabbè, ma se lo togli. Questi sono bellissimi. Eccolo, finalmente un nuovo scenario che non è la solita casetta da arredare, ma uno già pronto, e è in questo scenario in cui non c'era praticamente niente. Sì, quello più vuoto è quello con la casa vecchia di Halloween. È vero, anche quello dovrebbero un po' popolarlo. Oh, la stazione, guarda, si vede subito che è sporca proprio. Ma aspetta, qua sicuramente ci sarà un enigma. Aggiustalo? No, vabbè. Manca comunque la tessera. Dobbiamo trovare la scheda per farlo aprire. Però non abbiamo tempo stasera. Ma questa cosa sta... Ma è una ladra. È una nostra complice, Lissa. Oppure semplicemente sua. E noi la riveremo. No, secondo me con questi occhiali nasconde qualcosa sotto al turbante. Solo una pettinatura. Vediamo gli occhi. Vabbè, aspetta, ma qui deve arrivare il treno, vedi? Vediamo che altro c'è. Allora, saremo molto molto veloci oggi, quindi sicuramente non scopriremo nessun segreto. Questo lo dici tu. Dici? Vediamo, magari proprio oggi scopriamo i segreti, normalmente quando andiamo con calma non scopriamo niente. Ah, fammi vedere. Carina. Questo è un sacco a pelo. Qua c'è un giornale. Questo si è fatto male. Triste, poverino, perché? Controlla. Si può sedere. Ok. Poi qui ci sono delle bibite. Le cose da letto. Le cose. Però è vero che il treno mancava proprio. Sai che non ci avevo mai pensato che effettivamente non c'era il treno. C'era l'aeroporto, ma non c'era la stazione. Ma no, aspetta, aspetta. Guarda che carina la mini casetta questa qua. E dov'è però l'abitante? Manca il Krampet. È vero. Si sarà nascosto. E qui c'è il capotreno, anzi l'autista del treno, il macchinista, ecco si chiama. Antonio Ragnomo. Ma che dici? Guarda! Aspetta, questo si ha fatto qualcosa. Io. Guarda, qua ci va il cra... Ah! È la scheda d'accesso! Vai, vai, vai! Vediamo, dai, dai, speriamo che funzioni. Non ci credo. Aspetta, ecco! Oh mio Dio! Ma cos'è il topone? È il covo del topone? È quello che cos'è? L'abitato. No, e guarda questo topolino. Diamogli la pizza. Oh, carino. Che tutto. Ma questo è il topo quello dei Me contro te? Come che si chiama quel criceto? Oh, aspetta. No, dai, possiamo fare i graffiti. Graffiti del topone, ovviamente. E poi? Ma qui non va. Io voglio vedere che altro c'è di qua. Non c'è nient'altro, mamma. No, aspetta. No, voglio vedere dentro a questa scatola. Lo vedi? Lo vedi che c'è qualcosa? Mi stai facendo perdere un segreto. La maschera antigas. Oh, così con la maschera antigas lui può andare di là. Ma poi secondo me qui possiamo anche fare delle cose. Aspetta, no, vabbè. Vabbè, dai, andiamo a vedere il piano. Sì. Andiamo a vedere il piano di sopra? Ora sì, mi sono disperata. Dai, andiamo a vedere qui al piano di sopra. Ma scusa, il piano di sopra del treno. Cioè, ma c'è il treno con l'ascensore? Questa cosa mi è nuova. No, perché è la stazione Termini. Ah, aspetta, è la stazione, vero. Non ero nel treno. Sono un po' rimba io la sera. Allora, questo è il bancomat. No, per fare il biglietto. Oh, il piccione! Il piccione, ciao! È il piccione in piccione! Lui è quello che si fa gli affari di tutti nella stazione. Salve, signor Benjo, lei dove va? Sono affari miei. Oh, mazza che antipatico. Vabbè. Va bene, andiamo di qua. Il pulcino ballerino! O il pulcino Pio. Va bene, io questo me lo imbarco nella valigia. No, lo uccidi! Ma come lo uccido?
No, vedi che è ancora vivo. L'ho soltanto reso invalido. Ok. È il tuo compito, che hai preso un brutto voto e hai cercato di nasconderlo. Ma comunque io... guarda che abbiamo trovato il bambino suo. Qui che cosa si fa? Le foto? Ah, per fare le fototessere, vero? C'è sempre in stazione la macchinetta. Ok, adesso lui si può fare il passaporto e partire. Poi che altro c'è? Dai Alissa, che sta arrivando papà, se no poi entra e in mutande lo vedono su tutta YouTube. Ma tu taglierai comunque quella parte? No, la lascio, no. Non la taglio, non la posso tagliare. Mamma! Che cos'è? I travezzini in bustina. Buoni, questi ce li portiamo questo subito in treno per il viaggio. Che vai? Carino! Con la vitiligine. E che cos'è? È questa cosa, questa condizione della pelle che ti fa le macchie. Che bella poi. Ti rende particolare e unica. Oh. Buono cioccolato. E questo cos'è? Per fare le bevande, no? Sì, le però bevande. Questi c'erano. Aspetta, qui sopra. Oh, oddio, l'ho barricato dentro. Qui perché avevi tolto il menù? Aspetta, ma al posto del menù ci posso mettere la faccia sua. Così mi ordino lui. Oh, ho ordinato un cibo. Ma senti, ma se io al posto di questo ci metto, che ne so, la ciambella, gliela fa la foto secondo te? Prova. No, non ci arriva lì su per farla. Aspetta, io la tengo in alto e tu gli fai la... Ma quante gliene hai fatte? Vai, fagli la foto. L'ha fatta! Oh. Con tutta la... Ma così ci possiamo stampare le nostre decorazioni personalizzate. È vero. Aspetta. Cioè ci possiamo mettere qualunque cosa. Vai. Ma posso dire sempre la ciambella? Allora aspetta, mettiamoci anche il frappè. Così facciamo il menù. Ok, sei pronta? Vai. Ok. No. Ragazzi, possiamo creare anche i nostri menù. Ma forse sta cosa c'era già, no? No, ma che? Non c'era. Che poi non si vedono le dita, quindi viene perfetto. Beh, Alissa, come fa a vedere le dita? Non puoi mica... Non può vedere nella vita reale lui. Tipo... Ti può vedere le dita così. Ti immagini? Si vede il salsicciotto. Aspetta. Ali, abbiamo poco tempo. Adesso arriva papà in mutande, ci dobbiamo sbrigare. Che altro c'è qua? I fiori. Ma perché qua siamo quasi verso l'uscita della stazione, qua per fare anche i regali, no? Uno, vado a trovare la mia fidanzata in un'altra città, gli porto un mazzo di fiori, ma adesso le dico è chiusa, per fortuna l'ho preso. E vado dalla mia fidanzata, ciao amore, mi vuoi sposare? No. Ma come no? Ma dai, che il romanticismo non è finito, Alissa. Però qui abbiamo un bel cangatto. Cangatto? Cos'è, un cane o un gatto per te? Boh. O è un cane molto gatto? È un gatto. Ah, è vero. Brava. Ma... Aspetta, no. No, ma l'hanno fatto apposta. Non ce lo vogliono far capire. Perché? Per te cos'è, dai. Allora, vediamo, vediamo cosa gradisce di più. Vabbè, mettiamo lui nel piatto. Allora, vediamo, piatto. Proviamo a dargli il cibo per i cani, vediamo se lo mangia. Lo mangia, è felice. Ora proviamo a dargli quello per i gatto. Gatti. Dov'è? È un gatto. Dov'è il cibo per gatti? È un gatto comunque. Che ne sai? Io lo so perché si vede. Secondo me è un cane. Scusa. Vediamo se mangia il cibo per gatti. Aspetta, un'idea, sentiamo se miagola o abbaia. Fa miau. Te l'ho detto che era un gatto. Fammi sentire meglio. Magari è un mao un po' bau. Tipo, basta mamma. Cioè tu ti devi fare i controlli di udito. Va bene. Dai, siamo riusciti a vedere tutto, Alissa. Non ci credo. Il cappello di Babbo Natale in freezer. Ah, no, ma aspetta. Forse lui è Babbo Natale. Vabbè, comunque abbiamo visto tutto, Ali. Cosa fai? Secondo te abbiamo scoperto tutti i segreti? Secondo me no. Guarda. Oh, aspetta. Aspetta, hai visto? Cosa? E si è aperto l'orologio e dentro c'era questo. Il capo del cane. Sì, perché ho tolto questo diamante che era qua. E vedi, lo dobbiamo mettere qua quello che abbiamo trovato. Vedi? Vedi che io scopro i segreti e tu no? No. E qui, aspetta, qui abbiamo finito tutto. Io ho scoperto tutta la cosa dell'altro, quindi non puoi dire. Ma che hai scoperto tu? Non hai scoperto niente. Io ho scoperto la cosa del tipo. Tu hai scoperto la coperta. Le battute squallide di mamma. Quando Alissa scopre la coperta ci si copre. Ci si scopre. Vabbè, oh
Ragazzi, non ci credo. Cioè, siamo riusciti a finire un video nel tempo che papà si faceva la doccia. Ma avrà fatto davvero solo la doccia? Sam. Io sto toccando Bia. Come? Bia, ma ancora qua Bia. Ma questo è un cane o un gatto? Per me è un coniglio. Ma è un gatto o una parte del letto? Secondo me è un coniglio. Fa parte del letto ormai. Ma io poi... Lo sapete che io la sera dormo con Bia in mezzo alle gambe? Devo assumere le posizioni più assurde perché lei non si sposta neanche morta. Cioè, guardate ora che io sono qui col mio pigiama del fenicottero, infilata sotto questa coperta di nonna, perché era di nonna, però l'abbiamo ereditata. Vorrei mettere le gambe stese, ma Bia non me lo fa fare e non si toglie. Madonna, sei pesantissima, Bia. Vabbè, allora io faccio arrivare il mio piede. No! Ma c'è il signor piede! Ah! Va bene. Ragazzi, allora, questo era il nuovo scenario della stazione... Via sto piede! Di Toca World. Comunque, guarda, nel frattempo sono arrivate anche le nostre personaggi virtuali e io mi sono subito bloccata qui dietro. Bene, questa è la nostra cabina. Io mi metto subito a letto. Ma via quella cacca. Ah, tanto è sulla parte dove dormi tutti, No, ti metto perché qua. Io dormo sopra. No, allora, guarda che vuole stare sopra. Lì. Senti, Bella, vattene un po' dal mio letto. Bene ragazzi, siamo riusciti nella sfida di finire il video prima di vedere papà in mutande. Perciò consideratevi molto fortunati. Per oggi vi salutiamo e speriamo che questo video, anche se un po' di corsa, vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vai a dormire, Alissa. Non qui, a letto tuo. No! Solo Bia è autorizzata a stare qui.